Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti nel nostro telegiornale. Apriamo parlando ancora dell'aumento delle spese militari deciso dal Parlamento, ma che rimane un argomento divisivo, in questo caso all'interno del PD toscano. Sentiamo. Intorno alla questione delle spese militari e dell'aumento fino al 2% del PIL si muove ormai da giorni una polemica di sottofondo che è trasversale un po' a tutti i partiti, ma che anima particolarmente la base del Partito Democratico. Per il segretario Enrico Letta la decisione di appoggiare la volontà di Draghi di rispettare i patti con la NATO siglati nel 2014 e rinnovati 4 anni dopo non è mai stata in discussione. Il nostro riferimento a questo, e il messaggio di Letta, è l'Europa. Ma proprio l'Europa viene invocata oggi da alcuni notabili del partito, tra i quali 3 ex governatori della Toscana, Vannino Chiti, Enrico Rossi e Claudio Martini. Sono loro, insieme a Rosi Bindi, ma anche all'imam di Firenze, a Don Armando Zappolini e molti altri, a definire inaccettabile l'aumento delle spese per la difesa al 2% del PIL. Per loro invece l'obiettivo sarebbe realizzare forze militari europee e una difesa unica e non incrementare le spese nazionali. Sul tema però il governatore in carica Giani sta con il suo segretario nazionale e in accordo con quello regionale Bonafè. È un contributo importante, ma penso che il segretario Letta abbia svolto un'azione molto importante. La sua posizione io la condivido, perché è stata una posizione che nella garanzia della libertà, della democrazia, dell'autodeterminazione del popolo ucraino era quella necessaria da prendere. Il tema è di quelli divisivi e soprattutto sul fronte politico. Stando ai sondaggi, la base degli elettori di centro-sinistra accetta malvolentieri la posizione assunta dal Partito Democratico e anche per questo le dichiarazioni sempre più radicali in contrasto col governo da parte del leader dei 5 Stelle Conte suonano come avanza quell'elettorato che oggi non si ritrova nelle posizioni di Letta e compagni. Uno spazio politico che, al netto degli impegni presi in passato e degli scenari futuri all'interno della NATO, sono alimentati dalla guerra in Ucraina e dal dibattito internazionale da essa generato. E argomento divisivo è sempre stato anche il tracciato della linea della tranvia, quella che arriverà a Sesto Fiorentino. Questa mattina è stato presentato un accordo che potremmo definire, come ha fatto anche il presidente Giani, di mediazione. Vediamo le novità. La nuova linea 2 della tranvia da Firenze Peretola al centro di Sesto Fiorentino fermerà di fronte al liceo Agnoletti. Da lì sono previste navette fino al polo universitario. Inoltre, chi arriverà da Firenze non dovrà scendere all'aeroporto e rimontare su un'altra tranvia verso Sesto, ma potrà rimanere sullo stesso tram. Sono le principali novità al centro di un'intesa tra Regione Toscana, Università di Firenze e comuni di Firenze e Sesto Fiorentino per la nuova linea della tranvia, il cui tracciato aveva fatto nascere polemiche con l'Ateneo in prima linea. Di soluzione di mediazione parla il presidente della Regione Giani. Molto soddisfatto, è una mediazione, infatti io ero partito con un percorso più veloce da Sesto verso Firenze. La rettrice dell'Università di Firenze, che in passato era stata molto critica sulla decisione di non individuare una fermata della tranvia al polo, prende tempo. Bene la proposta, vedremo i dettagli e commenteremo, dice Alessandra Petrucci. Quanto ai tempi di realizzazione, il nuovo tracciato verrà ora inviato al Ministero. L'obiettivo è avere la linea in funzione nel 2030. Speriamo di farcela per quella data. Purtroppo queste fasi le abbiamo dovute tutte fare. Intanto abbiamo altre linee che sono pronte a partire. Piano piano le faremo tutte e sarà un investimento totale di 1.800.000.000 di euro. Abbatteremo 30.000 tonnellate di CO2 con 80 milioni di passeggeri a regime all'anno, quindi la più grande opera tranviaria d'Europa. Sono circa 7.500 gli ucraini presenti nella nostra regione, leggermente in diminuzione gli arrivi, tra gli arrivi però ci sono anche altri orfani e per quanto riguarda proprio l'atteggiamento da avere nei confronti della Russia, Nardella dice dobbiamo rinunciare al gas di Putin, vediamo. L'Italia è in prima linea su tutti i fronti e mi auguro davvero che l'Europa arrivi ad una soluzione definitiva sul tema del gas, perché quella è l'ultima vera sfida se vogliamo convincere la Russia a fermare questa guerra assurda e che purtroppo, come sapete, è sfociata in atti, in veri e propri atti disumani.
Non prendere più il gas dalla Russia è l'invito del sindaco di Firenze Dario Nardella. Lo ribadisce ancora il primo cittadino. Se la guerra porta distruzione e morte sul fronte ucraino, la Toscana sta facendo molto, dagli aiuti umanitari all'accoglienza. Lunedì prossimo partirà un treno verso la zona di guerra per portare aiuti umanitari. Sul fronte profughi sono 21 i bambini orfani ucraini arrivati all'Istituto degli Innocenti a Firenze, altri 34 in provincia di Lucca. Il Tribunale dei Minori dovrà ovviamente fare tutti gli accertamenti per capire quali sono le loro condizioni dal punto di vista giuridico, per capire quali sono le forme di accoglienza più adeguate, se è possibile pensare a degli affidi, perché non vorremmo tenerli in strutture appunto che non hanno caratteristiche di adeguatezza rispetto ai nostri standard. Ci sono ovviamente tutti gli approfondimenti sanitari che sono già in corso, perché qualcuno di loro ha problemi di salute, quindi in questo momento c'è la presa in carico di tutto il sistema regionale e non solo. Dopodiché, assieme al Tribunale dei Minori e al settore della collega Spinelli e ovviamente al Comune di Fosciandola, verranno studiati i percorsi perché questa accoglienza non sia soltanto un tetto e un letto, ma qualcosa di più. E lo abbiamo sentito del treno che partirà pieno di aiuti per l'Ucraina, partirà dall'interporto di Prato. Si tratta di tonnellate e tonnellate di aiuti. Sentiamo i dettagli. Saranno 1000 le tonnellate di aiuti umanitari per i profughi dall'Ucraina che partiranno lunedì prossimo dall'interporto di Prato con il treno merci speciale diretto in Polonia al confine ucraino. Dal centro di smistamento polacco i beni di consumo, il cibo e i medicinali saranno poi instradati dal governo di Kiev verso il proprio paese, dove arriveranno prima di Pasqua. Il progetto nasce da un'idea del comune di Prato e della società Interporto della Toscana Centrale, con la collaborazione di Mercitalia Rail SR, azienda pubblica del gruppo Ferrovie dello Stato italiano che gestisce il trasporto merci in Europa. In pochissimi giorni è stato possibile organizzare un treno merci composto da una ventina di vagoni che potesse trasportare le 1000 tognellate di aiuti umanitari. Un impegno pazzesco, un'idea un po' folle, ma crediamo che per far sentire la vicinanza al sostegno concreto a quelle popolazioni servisse un intervento del genere. Uno dei 20 vagoni del treno verrà interamente riempito col materiale raccolto e acquistato dal sistema di solidarietà dell'area pratese, che ha coinvolto tutti i comuni e le varie associazioni del territorio. Le donazioni effettuate al Comitato Pro Emergenze della città di Prato verranno convertite in generi alimentari. Tutta la comunità pratese, in tutti i suoi comuni, fin dal primo giorno in cui si è aperta questa tragedia della guerra in Ucraina, si è fatta sentire vicina al popolo sottoposto a questa atrocità della guerra. Il resto della merce verrà raccolta dalle varie protezioni civili locali e verrà fatta arrivare all'interporto già pronta per essere trasferita sui vagoni. Per questo viaggio sono infatti richieste specifiche disposizioni di dimensioni e imballaggio. Nella zona di Saia Copino a Firenze sono stati imbrattati con lettera Z 7 parcometri. Lo sapete, sulla lettera Z non si hanno ancora, sul significato della lettera Z non ci sono chiarezze assolute, potrebbe voler dire vittoria. Di certo è la lettera con cui sono marchiati i carri armati russi che hanno invaso l'Ucraina. Il danno materiale è di circa 10.000 euro, questo secondo la SAS, che è la partecipata comunale dei servizi stradali, e che ha detto è già stato o verrà presentato, sono stati avvertiti i legali intanto, e verrà presentato per questo un esposto in procura a Firenze. Cambiamo argomento, parliamo di Fidi Toscana, la finanziaria regionale, i lavoratori stamani in piazza contro l'ipotesi di privatizzazione. I lavoratori di Fidi Toscana insieme alla CGIL scendono in piazza Duomo davanti alla Regione Toscana per manifestare. La società finanziaria, gestita a maggioranza dalla Regione, avrà un cambio di direzione, un'operazione che la spaccherà a metà. Da una parte alcuni lavoratori andranno alla società pubblica Sviluppo Toscana, un'altra parte invece ad una società privata. Un mese fa è cambiato tutto, dicono che noi costiamo troppo e quindi hanno intenzione di vendere la partecipazione di controllo sul mercato a privati senza un progetto vero e proprio. Quante persone lavorano in Fidi Toscana? 53. Chiediamo che siano cambiate queste scelte, che la Regione Toscana porti avanti il processo di acquisizione totale della Fidi Toscana, quindi che porta la Fidi Toscana in house, e
che possa diventare uno strumento operativo per sostenere l'economia locale, le piccole e medie imprese, attraverso finanziamenti, attraverso la gestione di fondi europei che arriveranno e quindi tutelare tutti i nostri posti di lavoro, perché sono messi a rischio anche i nostri posti di lavoro. Se vengono messi sul mercato, questi posti di lavoro sono a rischio. Apriamo la pagina di cronaca parlando ancora della vicenda del ragazzo dell'Istituto Scolastico Fiorentino che aveva puntato una pistola finta contro un professore accusandolo di avergli messo troppe note. Adesso il docente ha deciso di querelare anche i ragazzi che hanno fatto e poi diffuso il video sui social. Ha presentato una querela per diffamazione il docente di un istituto superiore del Fiorentino, protagonista del video in cui uno studente, ora indagato dalla procura dei minorenni, gli punta contro una pistola finta. La denuncia è rivolta verso l'alunno, oppure gli alunni della classe che saranno ritenuti responsabili di aver realizzato il video e di averlo divulgato sui social. A sottolinearlo lo stesso professore. Nella denuncia viene precisato che il gesto del professore, assistito dall'avvocato Mattia Alfano, si è dettato da una volontà non punitiva, ma meramente rieducativa. Uno spunto di rieducazione a dei ragazzi che evidentemente non hanno ancora acquisito la necessaria sensibilità per valutare la gravità di determinati comportamenti. La querela riporta che alcuni minuti prima dell'inizio della lezione il docente era stato informato da una collega che nella classe era presente un ragazzo con una pistola. Dopo circa 10 minuti l'alunno si è alzato dal suo posto per poi dirigersi verso la cattedra. Una volta avvicinatosi gli aveva detto che gli aveva messo troppe note e che dovevano risolvere la questione. A quel punto ha estratto la pistola. Il docente avrebbe poi fatto presente all'alunno che aveva commesso un atto grave, al quale sarebbero potute seguire delle conseguenze. Solo dopo, quando è stato convocato dalla polizia, sarebbe venuto a sapere che la scena era stata ripresa da un video, poi diffuso sui social. Il docente avrebbe già indicato alla polizia una studentessa come presunta autrice del video. Parliamo adesso della violenza sessuale da parte degli carabinieri. Lo ricorderete, la vicenda riguarda due studentesse americane, risale al 2017. Ebbene, Costa, uno dei due ex carabinieri, è stato condannato di nuovo in appello per violenza sessuale. Vediamo. È stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze la condanna per violenza sessuale a Pietro Costa, l'ex carabiniere che insieme al collega Marco Camuffo era stato accusato di aver stuprato due studentesse americane di 21 anni la notte tra il 6 e il 7 settembre del 2017 a Firenze. 4 anni, 1,5 in meno della condanna di primo grado. Camuffo era già stato condannato a 4 anni e 6 mesi in appello. I due carabinieri erano intervenuti alla discoteca Flo sotto Piazzale Michelangelo per sedare una rissa. Lì avevano incontrato le due studentesse appena arrivate in Italia e si erano offerti di riaccompagnarle a casa, in centro a Firenze. È lì che hanno consumato con loro un rapporto sessuale. Le ragazze ubriache avevano in seguito denunciato i due per violenza sessuale. Il tribunale ha riconosciuto l'abuso proprio perché le ragazze non erano in grado di opporsi. Sia la Procura Generale di Firenze che le parti civili, tra cui i familiari della vittima, avevano chiesto la conferma della condanna per Costa. Stessa cosa il Comune di Firenze e il Ministero della Difesa. Il Collegio Difensivo di Costa aveva invece chiesto l'assoluzione. Nel novembre del 2021 entrambi gli ex carabinieri erano stati condannati in via definitiva dalla Cassazione a 5 mesi per reati militari. E adesso ci spostiamo sull'Aurelia, dove gli agricoltori hanno protestato e lo faranno anche nei prossimi giorni contro il caro prezzo. Forte protesta degli agricoltori maremmani al grido di basta. Da venerdì scorso e fino a giovedì prossimo è stato allestito un presidio permanente sull'Aurelia Sud all'altezza di Collecchio per manifestare contro il caro prezzi energetici e materie prime, la speculazione dei mercati, la tutela dell'indotto agricolo e i danni da fauna selvatica. Ci aspettiamo la collaborazione di tutti perché giustamente siamo un presidio che affrontiamo questi problemi dalla A alla Z, nel senso sul campo agricolo. Basta vuol dire che siamo arrivati in fondo, siamo arrivati alla frutta perché non possiamo più reggere un carico di questo genere e di costi. Ci alziamo la mattina, una volta facevamo un pieno a una macchina, a un trattore, consumavamo 100 euro, ora ce ne vogliono 200. Seminiamo il grano
e una volta seminavamo con 50, ora ce ne vuole 150, quindi tutto raddoppiato, energia, tutto. E quindi a questo punto non ce la facciamo più e abbiamo detto basta, se qualcuno non interviene a sostegno noi siamo costretti a chiudere le aziende, a smettere, a fermarsi, e se ci fermiamo noi fermiamo tutto l'indotto che riguarda il settore agricolo. Non è un problema di ora, è un problema di anni. Vi aspettate risposte da chi? Dalle persone che ci governano, che ci sostengono, da tutti coloro che vogliono darci una mano, dalle associazioni di categoria, anche se l'abbiamo organizzata noi, ma non sono esclusi, sono benvenuti se vengono a dare una mano per una cosa unitaria. Una PAC da rivedere. Sì, una PAC da rivedere e da rivalutare. È stato occupato nuovamente l'edificio di Viale Corsica a Firenze, che era stato sgomberato il 15 marzo dalla polizia. A darne notizia proprio stamattina sono stati in un post su Facebook gli stessi occupanti che erano stati allontanati dalle forze dell'ordine il 15. Almeno due le persone sul tetto dello stabile, dove sono stati esposti alcuni striscioni. Un'altra quindicina di persone all'inizio, poi in aumento, si è radunata all'esterno. Sul posto sono intervenuti subito sia la polizia che i vigili del fuoco. Lo sgombero precedente, lo ricorderete, aveva innescato il 19 marzo, qualche giorno dopo, una manifestazione dell'area anarchico antagonista, con scontri anche con la polizia e atti vandalici per le strade di Firenze. In quell'occasione erano stati 4 i fermati. Oggi, appunto, verso le 13, gli stessi hanno forzato le catene e sono rientrati dentro. Arrivano le camionette, hanno scritto proprio su Facebook, ma se pensano di non trovare resistenza, questa volta sbagliano di molto. Parliamo di giovani, sì, il tour è arrivato a Pistoia e gli studenti protestano sulla situazione dell'edilizia scolastica. Sentiamo. Scuole che fanno acqua da tutte le parti nel vero senso della parola, perché piove nelle aule, i termosifoni perdono acqua e poi mancano gli ambienti adeguati per fare lezione. E questa è la fotografia degli istituti scolastici superiori della provincia di Pistoia, che è emersa nel corso della tappa pistoiese del tour Siete Presente, il percorso di partecipazione promosso dalla presidenza della regione toscana e da Giovani Sì per chiamare i ragazzi delle scuole superiori del territorio a confronto su edilizia scolastica e trasporti. L'incontro si è svolto alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia, alla presenza tra gli altri del presidente della provincia di Pistoia Luca Marmo e di Bernard Dica, consigliere del presidente Gianni per le politiche giovanili e l'innovazione. Ci siamo ritrovati in pieno inverno, ovvero gli inizi di dicembre, dove 4 termosifoni non funzionavano, quindi noi, come insomma c'era stato consigliato, abbiamo contattato la provincia. Niente, la provincia non ha fatto assolutamente niente, ovviamente ci hanno risposto al telefono fortunatamente, dopodiché se ne sono rotti altri 2 di termosifoni, abbiamo ricontattato la provincia, non si sono neanche degnate di risponderci. Abbiamo aule, per esempio, in cui piove. Ogni volta che piove dentro talmente tanto che non ci si può neanche stare. Ci ritroviamo molto spesso in classi piccole che non ci contengono tutti e che non sono adatte per quanto riguarda per l'appunto l'apprendimento. L'unico modo naturalmente per intervenire è quello di sostanzialmente andare avanti il più celermente possibile con le soluzioni strutturali, cercando, per come abbiamo fatto fino a qui, di operare in regime di ordinarietà per risolvere puntualmente problemi via via che emergono. Il tema degli spazi, nei centri storici costruire nuove scuole è quasi impossibile, quindi mancano gli spazi. Insomma, però abbiamo notato dagli studenti una concretezza, una precisione, una maturità che stupisce, che sorprende positivamente. Rimaniamo a Pistoia per parlare del progetto Sigeniale, il progetto scientifico per il quale è stata scelta come testimonial Silvia Marchesan, che è tra le prime 6 scienziate emergenti al mondo. Silvia Marchesan, friulana, docente associata di chimica organica all'Università di Trieste, è la testimonial dell'edizione 2022 di Sigeniale, il concorso organizzato attraverso un bando della Fondazione Caripit, cui partecipano scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pistoia. A lei la Fondazione Caripit ha affidato il ruolo di appassionare e avvicinare alla scienza i ragazzi pistoiesi. È una responsabilità
responsabilità che sento sempre di più, devo dire anche da quando sono diventata mamma, quindi tocco proprio con mano queste nuove generazioni e spero di riuscire a trasmettere la passione che ho per la scienza e poi essere scienziati apre delle tantissime opportunità. Quindi non solo per la ricerca di per sé, ma anche per poter aiutare gli altri, conoscere cose nuove, persone nuove. E quindi non vedo l'ora di conoscere i ragazzi di Pistoia e del territorio, i loro progetti, le loro idee e cercare di aiutarli a scoprire le loro passioni in modo che possano realizzare i loro sogni. Cos'è che ha fatto scattare in lei la passione per la scienza? Beh, senza dubbio la curiosità, quindi io sono cresciuta a Codroipo, che è una cittadina del Friuli Venezia Giulia, nelle campagne del Friuli, e quindi passavo un sacco di tempo nei pomeriggi fuori e vedevo, non so, trovavo interessanti gli insetti, cosa facevano, oppure anche semplicemente magari i fiori, no? Che si aprono e si chiudono rispondendo alla luce del sole, quindi un po' la curiosità di capire il mondo intorno a me. E poi senza dubbio ho avuto degli insegnanti che sono stati molto bravi a trasmettere la passione per lo studio e per la scienza come mezzo per capire il mondo intorno a noi. Sono 8 le mostre per la seconda edizione del progetto Terre degli Uffizi. Vediamo. Sono 8 le mostre che si terranno nel 2022 all'interno della seconda edizione di Terre degli Uffizi, il progetto di valorizzazione del patrimonio artistico della Toscana promosso da Gallerie degli Uffizi e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, all'interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei. Abbiamo ripetuto questa esperienza dopo la prima edizione perché la prima edizione ha ottenuto un grandissimo successo. Un grande successo per quanto riguarda sia il numero di spettatori intervenuti, che è stato di media il 16% in più di quello che era senza il trasporto di questi capolavori all'interno delle loro sedi, e poi perché molti visitatori hanno confessato che era la prima volta che entravano in quel museo. Anghiari, Montespertoli, Poppi erano già stati coinvolti nella prima edizione e si confermano anche quest'anno. Per la prima volta troviamo Reggello, Arezzo, San Giovanni Valdarno, San Casciano e San Piero a Sieve. Un evento di successo in linea con la notizia che vede gli Uffizi come il primo museo più visitato nel 2021. Naturalmente sono stato pieno di gioia, soprattutto ho subito ringraziato tutti i colleghi, tutti i dipendenti degli Uffizi, perché grazie al lavoro di squadra che era possibile da raggiungere questo. Certamente per i giorni più caldi della Pasqua siamo già esauriti, però specialmente presto la mattina c'è ancora spazio, a Palazzo Pitti c'è ancora spazio e al grande giardino di Boboli c'è spazio per tutti i giorni e naturalmente ci auguriamo una Pasqua soleggiata. Chiudiamo parlando dei David di Donatello, perché quest'anno la conduzione sarà tutta fiorentina e di altissimo livello. Una coppia che promette scintille, quella alla conduzione della cerimonia di premiazione della 67esima edizione dei premi David di Donatello, la grande festa del cinema italiano, in diretta su Rai 1 il 3 maggio. Entrambi fiorentini, entrambi ironici e amatissimi dal pubblico, sono Carlo Conti, per la 7ª volta, 5ª edizione consecutiva, e Drusilla Foer, l'alter ego dell'attore 55enne Gianluca Gori, reduce dal trionfo sanremese. L'evento si svolgerà negli iconici studi di Cinecittà e saranno assegnati 25 premi David di Donatello e David speciali. Il 3 maggio da Cinecittà avrò ancora una volta l'onore di condurre prestigiosi premi, scrive Conti su Instagram. Quest'anno l'onore è doppio perché con me ci sarà una raffinata, geniale nobildonna, Drusilla Foer, ma speriamo non mi tiri un cazzotto alla Will Smith. Ci sarà molta spontaneità, è una gioia fare i David, aggiunge ancora Conti. Sulla stessa lunghezza d'onda la platinata Drusilla. Vogliamo stare sul palco, divertendoci in modo naturale, che è il mio unico modo. La popolarità dopo Sanremo è stata molto piacevole, aggiunge. Quando si acquista tanta visibilità c'è la fortuna di non doversi raccontare, ma presuppone anche una responsabilità di essere all'altezza delle occasioni che ti vengono date. Come sarà la nostra conduzione? Non ho idea. E così attendiamo molte sorprese. Perché sì, è stato commovente, io non sono una affettiva di merda come lei.
E a proposito di cinema e di ironia, vi ricordo che questa sera in prima serata alle 21.15 su Toscana TV c'è The Big White, film con Robin Williams. Mi fermo qui, restate con noi.